Ma oggi nei ricordi vi voglio raccontare un po' del sito Genova Investimenti, nel senso che è nato, appena è nata la società, quindi fine 2017, come tutte le società che si rispettano, chiaramente oltre ad avere la propria ragione sociale, la propria SRL, il proprio statuto, aveva la necessità di avere un sito. E lì si aprivano due scenari. Il primo era quello di dire lo faccio fare, il secondo era quello di dire provo a farlo io. Probabilmente se l'avessi fatto fare sarebbe stato più semplice, sarebbe stato meglio. Però devo anche dirvi che ormai a 4 anni di distanza sono abbastanza soddisfatto di quello che sono riuscito a fare, nel senso che è chiaro che è stato fatto in maniera abbastanza da autodidatta, però adesso voglio andarvelo a raccontare anche se velocemente, e quindi sono già sulla pagina genovainvestimenti.it, ha un sottotitolo che è creare valore, che poi è il nostro fiore all'occhiello di questa società di consulenza, che vuole essere sicuramente una società che crea le condizioni per i propri clienti di aumentare il valore dell'azienda stessa. Allora, se voi andate dentro al sito genovainvestimenti.it, vi ricordo che dovete anche fare qualche piccola variazione al tema, nel senso che se usate Apple vi dovete entrare con Google e non direttamente con Safari piuttosto che altro. Una volta però che siete entrati dentro genovainvestimenti.it vi compare questa videata che parte con l'home, e nell'home praticamente ci sono gli articoli. Qua c'è il corso formativo per imprenditori commerciali, perché Genova Investimenti, insomma un po' di articoli che rappresentano in qualche modo questa società, questa azienda e soprattutto questo sito. Al momento che andrà in pubblicazione questo video, può darsi che il sito avrà cambiato già di nuovo faccia, perché ci ho fatto dall'inizio dell'anno numerose variazioni, però a grandi linee dovrebbe essere questo. Se andiamo avanti, andiamo su chi siamo, e beh, qui c'è una bella rappresentazione di Genova Investimenti, che cosa? Che praticamente è una società che fa consulenza aziendale, che fa partecipazioni, ma che comunque è anche una società che è oltre che fare consulenza aziendale, commerciale e immobiliare, vedete che è entrata anche nel mondo dell'editoria. Poi andando avanti c'è il tema del sondaggio, che è un po' quello che pubblichiamo tutti i martedì, che praticamente rappresenta un sondaggio da fare col proprio pubblico. E se voi andate a cliccare in alto a destra potete entrare nei tutti i video che fanno parte del sondaggio di Giorgio. Poi andiamo su la cultura. Nella cultura c'è il tema dedicato ai libri e il tema dedicato al corso di formazione, che è ancora in onda adesso, che mi sembra che stia andando, che abbia abbastanza riscontri. Anche in questo caso basta cliccare sulle tre lineette ed ecco lì che si possono vedere tutti i video fino ad oggi pubblicati. Poi abbiamo i nuovi tempi che cambiano, e qua sono già rappresentate, in questo video sono 24, non so quanti saranno quando ci arriverete, quando verrà pubblicato questo video, ma in pratica qui è la riedizione di tutti i video pubblicati in Imperia TV negli anni passati. Poi c'è i tempi cambiano viaggi,
viaggi che io ho chiamato semplici, che però vogliono essere rappresentativi, qui ce ne sono già 13, rappresentativi di come si può in qualche modo viaggiare abbastanza in maniera anche relativamente poco costosa. Qui è rappresentato il camper, c'è rappresentata una macchina, c'è rappresentato il mare, c'è rappresentato un aereo, ma in buona sostanza sono viaggi abbastanza semplici, senza grandi complicazioni di sorta. C'è il tema legato alle lingue, nel senso che ogni settimana andiamo ad aggiungere delle lingue e da lì si può vedere che ad esempio la parola casa si legge in inglese home, si legge maison in francese, yare in spagnolo, scusate, in portoghese, zuhause in tedesco e casa in spagnolo. E le lingue sono fondamentali, se non si sanno le lingue si rischia di far poca strada nella vita. Poi ci sono i new breaking, ovvero sia le varie situazioni dove ad un certo punto pubblico un video su una novità, su una news, su un qualche cosa che può essere, qui sono rappresentato sul camper, ma potevo essere su una macchina, potevo essere su qualsiasi altra cosa. Qua c'è tutto il tema della privacy, di come è gestita dal punto di vista della privacy la vita del sito. I ricordi, in questo caso ce ne sono solo tre, ma quando sarà pubblicato il sito saranno sicuramente parecchi di più, e sono i miei ricordi. Questo video rientra nel tema dei ricordi perché ormai sono passati 4 anni da quando è iniziato il sito e anche se c'è stata una discreta evoluzione, tali ricordi ci sono stati. Poi ci sono i miei libri, i 4 libri che ho pubblicato, che comunque vi ho già raccontato in video precedenti, quindi non sto a tediarvi ulteriormente. La prima pagina dei quotidiani, quindi la possibilità di poter andare a vedere la prima pagina di uno di questi 10 quotidiani, come sapete ce ne sono di quelli che sono, come si dice, italiani, ce ne sono anche di quelli stranieri, anche qua, perché bisogna in qualche modo essere anche da questo punto di vista sul pezzo. Come cambia il commercio? Sono alcuni video che ho pubblicato in passato, che sono delle pillole da 1 minuto circa ciascuno, che comunque possono avere anche loro la loro validità. E infine, ma proprio infine, Omedia, i tempi cambiano, che praticamente è un po' l'excursus degli anni che furono e di alcuni progetti che secondo me in alcuni casi sono ancora attuali, come questo qua degli immobili di valore di Omedia, piuttosto che invece alcuni video storici e che mi piaceva ancora mantenere all'interno di questo sito, perché sono nati. Allora, il sito è nato a fine 2017, la collaborazione con PereTV è nata tra il 2018 e il 2019, alcuni di questi video li avevo già fatti prima, sto continuando come vedete a fare video, qualcuno mi può dire ma perché continui a farli? Ma è un modo come un altro di essere intanto impegnati. Non solo da un punto di vista dell'attività, della società di Genova Investimenti che fa consulenze, ma è impegnato anche a stare sul pezzo, cioè non rischiare di fossilizzarsi solo sull'attività primaria dell'azienda, ma anche sul fatto di poter dire la propria nelle varie situazioni, che possono chiaramente essere di utilità per gli altri, oppure gli altri non gliene può fregare di meno, ma che secondo me io vi consiglio ogni tanto, perché
Provate a mettervi davanti a una telecamera, a uno smartphone, a una macchina fotografica. Provate a raccontarvi di voi stessi. Scoprirete che nel momento in cui vi cimentate a raccontare di voi stessi, avete la possibilità, di migliorare il vostro modo di pensare, il vostro modo di porvi verso gli altri. Che diversamente potrebbe anche non essere del tutto fatto bene. E non lo dico solo per i pensionati, perché ci sono anche mille altri modi per un pensionato di passare il tempo eventualmente. Lo dico proprio in generale. Lo dico anche a quei manager o a quegli imprenditori che hanno a che fare col pubblico e che quindi hanno bisogno di, tra virgolette, sapersi presentare al meglio. E questo tipo di esercizio, alla fine non costa più di tanto tempo, può aiutarvi a migliorarvi. Poi questo è il mio pensiero. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto metteteci un like e condividetelo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo alla prossima. Ciao!